Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now e continuiamo il gameplay di Bioshock 2. Dunque, abbiamo liberato, non prosciugato, liberato la nostra sorellina e ci dirigiamo alla Hall of the Future per prendere il nostro plasmide incenerimento. Devo mettere che la trivella è comunque già utile di per sé. Almeno munizioni. Siete brutti forti. Probabilmente al piano. Oggi ho incontrato Sinclair, quello della Sinclair Solutions, una specie di azienda pseudo-legale che ha creato per affrontare i problemi che Ryan non vuole ammettere di avere. Ah, Potrei Sinclair, riempire quello 40 che ci sta prime parlando. pagine del Tribune con articoli su questo tipo se solo non mi pagasse per non farlo. E ha lavoro per Ragioniamo. me, mi dice. Io gli chiedo cosa e lui mi spara quel suo sorriso alla Steinman da $1000 di denti dicendo che questo lavoro, e cito, cambierà la storia. Che palle! Dalle sentinelle si racimola sempre. Lo potremmo anche girarla, no? Cos'è un pezzo? Qua c'è un altro. Oh, ne abbiamo due dalla nostra parte. So che questa struttura è necessaria alla protezione della segretezza di Rapture. Ma vedermi trasformato in quel pallido, repellente incubo. Davvero i bambini reagiscono a questo? Eppure ho parlato a un ragazzino che usciva dal parco insieme ai genitori, chiedendogli se e cosa avesse imparato. Ha risposto che a casa non si sarebbe più lamentato. Purché la madre non lo minacciasse più di mandarlo in superficie. Che sono tosti sti di combinati. La piaga si scatena sui nervi. La piaga di tutto. Grinco.
7 GDS, ma... se almeno paghiamo di meno tutti. Un cumulo di rotta. L'hai rotto tu, vero Edna? Riesci a rovinare ogni cosa che tocchi. Cattivo, sei cattivo, Roger. Probabilmente sono state le tue goffe, ma... Uno ormai in fiamme. Ok, prendiamoci il nostro pagine. Tu prosciugheresti il popolo del suo stesso sangue. Rapture è come un corpo, Delta. Io sono la voce e la... è un rompere cazzo. Ok, miglioramento salute e poi miglioramento IV. Che Big Sister è la mano. Quando Raptor parla di te, dice solo questo: dormi ora, la tua giornata è finita. Sciogli il ghiaccio sulla porta. Sinclair ti ha detto che per proseguire il viaggio con il treno devi sciogliere il ghiaccio sulla porta situata nella stazione, davanti al treno. Nelle prove di oggi abbiamo perso un altro protettore della serie Alpha. Da qualche parte, al di là dei confini della città, è semplicemente svanito. Per questi uomini Rapture non ha mura. Dobbiamo trovare il modo di condizionarli affinché non abbandonino le sorelline quando non sono nelle vicinanze. Qualcosa di fisico, forse anche letale. Gli assistenti in laboratorio hanno preso a chiamarli Big Daddy. Forse è un'intuizione geniale, un legame di coppia, un amore che uccide. Non abbiamo più Adam per adesso. Usa la strada giusta. Ok. Oh, che succede? Sì, è la strada giusta. Sister.
Persino una Big Sister non riesce a fermarti. Bene, torna indietro. Una Big Sister unisce alla forza di un Big Daddy l'abilità di poter raccogliere Adam proprio di una sorellina. Esse sono armate, mortali e possono sopravvivere nell'oceano. Quando una sorellina viene rapita da un ricombinante, le Big Sister rappresentano l'ultima difesa. E sciogli il ghiaccio, così potremo lasciarci alle spalle questo parco dei divertimenti da quattro soldi. Esatto, orrorifico direi anche. Qui non sono benvenuti quelli come... Qua che c'è? Soldoni? Soldi, soldi, soldi. Non c'erano margini di guadagno con questo negozio di articoli da regalo. Riuscivo a malapena a vendere questa merda per turisti a un centesimo in più rispetto al prezzo di costo. Poi ho incontrato quel dritto di Sinclair e lui mi ha fatto una proposta interessante. Ha detto di conoscere dei disgraziati di Popper Drop che potevano assemblare questa roba a metà del prezzo che pagavo di solito. Ogni tanto dovevo togliere qualche ago dagli articoli, ma a parte questo, tutto ok. E ora sì che guadagno. Cazzo, ho abbastanza soldi da poter comprare un po' di roba. Direi di salvare. Adoro i bambini della terza elementare della signora Englert, ma quando mi sono offerta volontaria per accompagnarli a Ryan Amusement per la festa di Capodanno, non potevo certo immaginare che incubo sarebbe stato. Danny! Danny, scendi da quel caso e sputa quella gomma, soffocherai! I genitori si meritano una notte di relax per il Capodanno, ma io non so più come fare per... Danny, ti avevo detto di... Era il suo paradiso, un tempio alla supremazia del... Ok... Ecco. Il risultato? Schiavitù, genocidio, caos. Eleanor fa passi da gigante. La mia partecipazione fisica alla sua nascita è stata naturalmente minimizzata. È essenziale che io non sia ostacolata dai rozzi pregiudizi della natura. Per lei, io devo essere soprattutto una madre intellettuale, fedele non a lei, ma al popolo che lei salverà. Perfetto. Eccezionale. Sei la proverbiale manna dal cielo. Ora apri la galleria dalla cabina di sicurezza laggiù e io uscirò e salirò sul treno. Mi piace guardare un uomo negli occhi quando gli do la mia parola. Tu e io, ragazzo, ne vedremo delle belle. Ah,
Pensavo fossi uno di quei golem di Sinclair. Sì, ma... col compito di bloccare le braccia di Rapture mentre lui fruga nelle sue tasche. Invece no. Tu sei conscio della tua condizione. Chi, mi chiedo, potrebbe essere così crudele? Costringere un uomo senza volto a guardarsi nello specchio. La Lem ci aspettava. Esci con le armi spiegate e sali a bordo. Tanto figlio della famiglia durante il tempo. Fermati, Gabriele, andiamo a... Parliamo di che cosa, scusi. Ok, ma Sinclair dov'è? Stazione ferroviaria. Ma sei un romano? Attenzione, il soggetto Delta è intrappolato a Poppers Drop. Tutti gli spostamenti ferroviari saranno sospesi finché non sarà trovato. Ma scusa, Sinclair non era sul treno? La Lamb sta cercando di intrappolarci, ragazzo. Questo blocco è esteso per tutta la dannata città. Per proseguire il viaggio serve la chiave di bypass della sicurezza della governatrice locale Grace Holloway. Mi ha sfrattato dal mio stesso hotel, il Sinclair Deluxe, che si trova qua giù. Trovala e recupera la chiave. Sophia Lamb ha fatto sospendere tutti gli spostamenti ferroviari all'interno di Rapture per impedirti di raggiungere Eleanor. Comunque i suoi lungotenenti possono bypassare il blocco. Sinclair ti ha detto che una donna di nome Grace Holloway gestisce Poppers Drop e possiede la chiave di bypass di cui hai bisogno. Per trovarla devi andare al Sinclair Deluxe Hotel. Ricevuto, sì, signora. Aspetta, qua che cazzo c'è? Okay. Bidone. Ok, Ah, questa è la panca di centri. Va bene. Cosa?
non volevo disturbare il vostro... il vostro sarmone. Mi ricordo di te, mostro. Tu mi hai sottratto Eleanor e l'hai trasformata in un essere così malato da non poter neanche morire. E ora gironzoli per il mio quartiere per prendere anche me. Grave errore, Daddy di latta. Dopo che ti avremo appeso a un lampione e avrai emesso il tuo ultimo affannoso respiro, voglio che ti si imprima il mio sorriso come ultima cosa. C'è una sorellina. Facciamola, la prendiamo. Vabbè. Facciamo sull'Hotter Plus Mini, dai. Ok. Le ragazze si devono sforzare tanto. Per cosa c'è? È quasi. Un'altra sorellina salvata. Prego. Ora c'è. La gente voleva che praticassi il resto. Qualcuno sente fuori. Tu non sei normale. Guardami! Merda!
Stava provando il bastardone. Vabbè dai, seguiamo il percorso, ma non deviamo troppo, come poi ci perdiamo. Allora, non possiamo correre, cazzo, roba. Sinclair Deluxe. Ah, ok, strada giusta. Sinclair Deluxe. Va bene, va bene. Gray si dice di andare a farti fottere. Merda. Merda. Bene, Gracie deve essere in casa. Ma dovrai superare una specie di mezza montagna e per farlo immagino che dovrai scoprire come ha fatto quel bestione a diventare così forte. Ma ho appena ucciso già uno, quindi... Il vecchio Popper's Drop è il peggior quartiere di Rapture, ma rappresenta una formidabile opportunità per costruire case abbordabili. Mentre la Atlantic Express stava costruendo la linea di trasporto di lusso di cui ora godiamo, nel frattempo veniva ricavato questo spazio dalla roccia per ospitare gli alloggi degli operai. Nessuno avrebbe dovuto risiedere qui a lungo, ma quando in questa città si finisce al verde, non è che ci siano molte alternative. Di solito preferisco non trascorrere più di un'ora di fila in questo posto. Certo, non esiste parte peggiore della del ferrovia di quella pendi, che attraversa questo territorio. Trovati una telecamera genetica, figliolo. Con una di quelle puoi fare delle belle scoperte sui ricombinanti. Prova col banco dei pegni a downtown. Dobbiamo prendere la macchina fotografica, immagino. Criogeni. Ma sì, dai. Bel dardino criogeno. Il banco dei pegni, ma sembra inaccessibile. Dovrai trovare un'altra entrata. Sufficienti a ricombinare un rinoceronte e si stupiscono se ogni disgraziato del drop comincia a bussare alla loro porta. Il mio compito è ideare un nuovo codice per tenerli fuori. Ormai devo farlo tutti i giorni. Cazzo, ci penserò su a cena al fishbowl. Il vecchio Popper's Drop è il peggior quartiere di Rapture, ma rappresenta una formidabile opportunità per costruire case abbordabili.
Mentre la Atlantic Express stava costruendo la linea di trasporto di lusso di cui ora godiamo, nel frattempo veniva ricavato questo spazio dalla roccia per ospitare gli alloggi degli operai. Nessuno avrebbe dovuto risiedere qui a lungo, ma quando in questa città si finisce al verde, non è che ci siano molte alternative. Di solito preferisco non trascorrere più di un'ora di fila in questo posto. Non esiste parte peggiore della ferrovia di quella che attraversa questo territorio. Eleanor è cresciuta ormai, il rapitore di bambine. E anche dopo ciò che hai fatto, la dottoressa Lamb ha trovato il modo di farla diventare qualcosa di perfetto, qualcosa di sacro. Lei è come una figlia per tutti noi. Adesso nessuno ti offrirà rifugio a Rapture. Gracie si è fatta un'idea sbagliata. Non è colpa tua se Eleanor è diventata una sorellina. Ok. I Big Daddy sono solo schiavi e tu ti sei liberato da poco. Presa. Ormai facciamo un'incetta di... sabotaggi. Qualcuno mi sta seguendo. Cazzo, sto posto in mezzo. Tu resterai con la zia Gracie. Mamma, non andare via. Eleanor, tu sei forte, non è vero? Ricordi cosa ti ho detto? Che sono molto speciale. Esatto. E poi? Che sono nata per cambiare il mondo. Proprio così. Un altro giorno senza clienti. Atlas e Ryan ci si buttano a capofitto. E le mie entrate si prosciugano. Un tempo era facile. Si puntava sul marito di una signora di combinata e si rastrellava. Ora le cose vanno così male che ho dovuto impegnare la mia telecamera al Kingpin. Viene quasi voglia di ricombinarsi. Se solo avessi qualche soldo. Thank you.
dobbiamo prendere sta dannata telecamera. Quell'affare è un miracolo in Technicolor, ragazzo. Funziona come una cinepresa. Inizia a registrare prima di attaccare un ricombinante e poi tutto ciò con cui lo colpirai ti dirà qualcosa di più sul suo DNA. Proviamola subito, ok? Ok, adesso mantieni la calma. Questo tipo potrebbe fare il caso nostro. Inizia a registrare e poi colpi. Riuscilo un po' con tutto quello che hai. Plasmidi, armi da fuoco, qualsiasi cosa. Ah, sto già registrando. Bravo, figliolo. Man mano che scopri a cosa sono vulnerabili i ricombinanti, ogni tanto la telecamera ti farà un regalino. Ora trova uno di quei grossi bruti ed eliminalo mentre lo riprendi. In breve tempo potrai sgomberare le macerie presso l'hotel. Usare quella telecamera è un po' come raccontare una barzelletta. Ogni volta che la usi, diventa sempre più vecchia. Quindi bisogna cambiarla. Sinclair dice che Ryan sta per muoversi. Ecco uno di quei giganti. Fai partire la telecamera e suonagliele di santa ragione. Cazzo, eh? Bravo mio. Guardati, sembri un regista in erba. E a quanto pare hai appreso un trucchetto da quello zoticone. Ora, torna al Sinclair. Tieni, padre, è tuo. Ti stai evolvendo rapidamente, ma il tuo cuore si sta indebolendo. Io posso tenerti in vita, ma tu devi trovarmi. Nulla! Sti cazzi! Uno scatto con la trivella! Minchia! Cattivo! Quindi, ora che hai imparato lo scatto, puoi aprirti la strada verso il Singer Deluxe. Vamos. Non prendi cazzo, eh.
Nei confronti di Grace, il paradiso di Andrew Ryan è stato molto duro. Lei lo criticò con le sue canzoni. E lui la colpì con la censura, lasciandola senza un soldo. Ma nella famiglia lei ha trovato una speranza, una ragione per continuare a respirare. Chiediti, Delta, ti meriti forse di sottrarglielo? Dai, qua, ciccia. Adam, papi, da questa parte. Asciughiamo un po' di Adam. C'è dell'Adam da raccogliere. No! Vabbè ragazzi, il video continua, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo gameplay.